Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Mi vedete vestita in maniera un pochino più strana rispetto al solito, non che di solito sia vestita decentemente, perché sto andando al Città Fiera Comic Con dove ci hanno dato la possibilità di avere uno stand e quindi pensavo di portarli con me. Questa qui appunto è la maglietta della squadra di Quidditch per cui gioco. Andremo appunto lì a sponsorizzare un pochino la nostra squadra. Questa qui appunto è la maglietta del progetto comune che abbiamo insieme a Trento e Verona. Se volete qualche informazione in più sul Quidditch, date un'occhiata in descrizione, vi lascio le pagine Facebook sia delle Fenicis Furlanis, che è la squadra di Udine, sia dei Midgard Vikings, che è il progetto appunto del Triveneto. In più vi lascio anche la pagina dell'Associazione Italiana Quidditch, se volete magari conoscere le squadre che ci sono vicino a voi o volete fondarne una nella vostra città. Detto questo, andiamo a vedere quello che registrerò. Ci vediamo comunque alla fine con alcune considerazioni che appunto relative alla fiera. Bene ragazzi, vi parlo mentre scorno le ultime clip che ho registrato. Vi dico subito che in realtà mi aspettavo una cosa un pochino diversa, forse anche un pochino più caotica. Questa qui è la prima edizione del Città Fiera Comic Con, quindi forse c'è ancora qualche aggiustamento da fare. Personalmente comunque siamo abbastanza soddisfatti a livello di squadra, perché comunque più di qualcuno si fermava interessato al Quidditch, eccetera, quindi speriamo di ampliare la rosa dei nostri giocatori. Siamo rimasti un pochino delusi perché appunto avevamo un semplicissimo banchetto, non che ci servisse molto di più, ma il problema principale per noi, e non solo per noi probabilmente, è stata la mancanza di una presa elettrica lì vicino, nel senso che comunque sì, avevamo il computer in cui far scorrere le immagini appunto dei nostri allenamenti e partite, eccetera. E non abbiamo potuto farlo perché appunto non c'era modo di poi di ricaricarlo questo computer. Io mi aspettavo qualcosa di un pochino più grande, forse in realtà il fatto che sia stato fatto all'interno del centro commerciale ha sacrificato un pochino la disposizione anche degli stand. La maggior parte delle cose da vedere era dove eravamo noi, quindi vicino al palco principale e dove c'erano alcuni degli stand. Mentre altri stand erano al piano di sotto, ma non tutti sapevano che c'erano questi stand, e anche lì, passando tra gli stand, ho sentito gente che si lamentava che appunto avrebbero preferito avere tutti gli stand allo stesso piano in modo tale da non essere imbucati in giro. Quindi queste le cose principali. In ogni caso, penso che sia stato comunque abbastanza un successo anche di pubblico per essere una prima edizione. In ogni caso, spero che questo video lo abbiate trovato utile. In descrizione trovate appunto il link alle varie pagine Facebook del Quidditch, più i link ai miei social dove seguirmi fuori dal video settimanale. Se il video l'avete trovato utile, lasciate un bel like e condividetelo con i vostri amici. Se anche voi avete partecipato e avete qualche commento in merito, lasciatelo pure qui sotto, vi risponderò appunto magari. Ci sarà una piccola discussione in merito. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life.